La cultura, il viaggio di Ulisse come la missione spaziale dell'Apollo 11 è la chiave della mostra fino a domenica 16 agosto alla fortezza del Priamar a Savona. Eliana Miraglia. È l'emblema dell'uomo che vuole superare i propri limiti, curioso, intraprendente, astuto, coraggioso. La figura di Ulisse che leggiamo nell'Odissea di Omero fu magnificamente sceneggiata nel film della Rai del 1969, proprio l'anno in cui l'uomo ha compiuto il primo passo sulla Luna. Nel 1968, un anno prima della storica impronta lasciata da Neil Armstrong sulla Luna, uscì il capolavoro di Stanley Kubrick, 2001, Odissea nello spazio. E prima di lui la figura di Ulisse affascinò scrittori di ogni epoca, da Dante a Joyce. Ulisse è il simbolo della ricerca, della scoperta, della sperimentazione, dell'andare oltre i limiti conosciuti per scoprirne di nuovi. E proprio la figura di Ulisse è dedicata alla mostra che il circolo artistico Amici nell'arte di Garlenda ha allestito alla fortezza del Priamar a Savona. Vi partecipano artisti di tutto il mondo, fra cui ungheresi, guatemaltechi, rumeni, argentini, svizzeri e oltre a noi moltissimi italiani. Scrive la critica d'arte Francesca Bogliolo nella prefazione al catalogo della mostra. Il tema viene affrontato armonizzando le sensibilità artistiche in un'unica direzione. Cosa preferisca scoprire chi guarda non possiamo sapere, così come Ulisse non poteva sapere se sarebbe approdato tra i lestrigoni o i feaci. Una mostra interdisciplinare questa realizzata dagli Amici nell'arte, dove ha trovato spazio anche la presentazione del saggio letterario di Marco Battistini, Un accordo tra luoghi teatrali. La mostra al Priamar di Savona si chiude domenica 16 agosto.